Buonasera Valdichiara, benvenuti a una nostra nuova live, la V Live in diretta sulla pagina Facebook della Valdichiara e sul canale YouTube. Torna la nuova, nuovissima puntata della V Live. Insieme a me Alessio Banini, il grande direttore, super direttore della Valdichiara.it. Allora, Ale, ciao, ben Sì, trovato, benvenuto, anzi, ben ritrovato perché diciamo non è tanto tempo che non ci vediamo. Allora, diciamo che 18 giorni del nuovo anno di questo 2021 sta già facendo registrare molti, molti eventi storici particolari, da una crisi di governo a un attacco a Capitol Hill, ovvero la sede del governo degli Stati Uniti, a un ipotetico sito di scorie nucleari. Insomma, possiamo dire un inizio abbastanza molto, anzi scoppiettante, un 2020 che si chiude con tutti i buoni propositi, tutto è, ma un 2021 che già sta facendo parlare di sé. E direi siamo di a sì, 20 giorni dall'inizio. abbiamo tantissime cose da raccontare, infatti siamo tornati qui con la V Live, siamo super attivi come redazione e oggi non potevamo esimerci da riniziare la nostra stagione di la V Live con uno degli argomenti principali che stanno interessando un po' tutti nel nostro territorio, La crisi di ovvero? governo, No. ovvero la crisi di governo. Ne No, parleranno non altri a livello parleremo. nazionale. Noi parliamo a livello locale di una cosa che a livello locale però è molto importante, Sì, che dobbiamo chiarire, dobbiamo spiegare bene assolutamente. e ci sforzeremo di spiegare bene a tutti e come al solito se qualcuno ha delle domande o dei commenti da fare in diretta, proveremo a rispondere al Ci volo. può scrivere assolutamente. Questo tema, il tema di cui andremo a parlare quest'oggi, sono appunto la nostra puntata si intitola Il dilemma delle scorie nucleari. Intorno al 5 di gennaio di quest'anno, appunto, è uscita una ricerca elaborata dalla Sogin, dove praticamente ve la racconto a grandi linee, poi con Ale andiamo ad approfondire. Punto per punto, pone il territorio di tra Trequanda e Pienza in una classifica dove vengono riportati vari posti, vari siti per un eventuale deposito di scorie nucleari. Allora Ale, andiamo però per punti, andiamo a capire. Andiamo prima di tutto, a capire anche come è stato classificato questo territorio. Chi è la Sogin? Che cosa è la carta dove è stato inserito questo sito? I criteri di inserimento di questo sito e soprattutto che tipo di rifiuti ci vanno in questo tipo di deposito? Quindi, che cos'è? Chi è la Sogin? Allora, Partiamo per tu mi capi. la Sogin è la società pubblica incaricata di trovare la sede del deposito nazionale. Noi stiamo parlando di questo argomento perché la notte tra il 4 e il 5 gennaio è stata pubblicata finalmente questa ricerca, questa proposta di carta nazionale, che è la prima fase di un percorso che prevede l'individuazione di alcuni siti potenzialmente idonei nel nostro territorio nazionale per ospitare quello che sarà il deposito nazionale delle scorie nucleari. Ora, facciamo un attimo un passo indietro prima di iniziare a parlare del nostro caso di Trequanda, ovvero cerchiamo Certo, di sì. capire che cos'è questo deposito nazionale e cerchiamo di capire come sono stati selezionati questi siti potenzialmente idonei e con quali criteri sono stati selezionati, in modo poi da capire quali sono le caratteristiche, i rischi e le opportunità per il nostro territorio. Innanzitutto, il deposito nazionale che cos'è? Noi dobbiamo sapere che nel nostro territorio, anche se non abbiamo più una produzione di energia nucleare dopo il famoso referendum, abbiamo ancora dei rifiuti radioattivi dovuti a quelle attività precedenti, ma anche dovuti alle attività delle industrie o addirittura della medicina nucleare, insomma, ci sono tante attività ancora in Italia che producono delle scorie nucleari che magari hanno una bassa o media radioattività, quindi
magari sono meno pericolose rispetto a quelle che ci vengono subito in mente quando pensiamo al nucleare, pensiamo subito a Chernobyl. Però al netto di tutto, il concetto è che noi abbiamo delle scorie nucleari. E in questo momento, dove sono queste scorie nucleari? Facciamolo subito vedere perché è interessante capirlo. Questa è la mappa pubblicata nel sito depositonazionale.it, scusate, poi troverete tutto in descrizione, che io consiglio a tutti di guardare perché quel sito è pieno di informazioni. Oggi cercheremo di spiegarvi tutto, però già vedete in questa cartina che questi sono i siti dove attualmente sono ospitate in maniera temporanea le scorie nucleari italiane. Il concetto qual è? L'idea è di fare questo deposito nazionale, come hanno già anche altri paesi europei, in modo da inserire all'interno tutte le scorie nucleari di bassa e media radioattività e poi andare a mettere anche le altre, in modo che un unico deposito, quindi quei 67 che abbiamo visto, non sono tutti e 67. Non andranno tutti a ospitare un deposito. Tra questi 67 idonei ne sarà scelto uno per fare l'unico deposito nazionale, che poi avrà anche altre caratteristiche che andremo a vedere dopo. Cosa viene fatto in questo deposito? Il deposito è importante perché sempre all'interno del sito di deposito nazionale voi trovate qual è la metodologia che viene utilizzata per trattare questi rifiuti nucleari. Qui vedete il primo strato in cui vengono inseriti in questi bidoni praticamente. Poi questi bidoni vengono inseriti in un'altra copertura di piombo. Un terzo strato, la faccio velocemente, ma poi trovate tutto nel sito. E addirittura il quarto strato, che è questa sorta di collina creata apposta per ospitare una sorta di matrioska per avere la massima protezione, queste scorie. Che non Che sono poi tantissime, a dire la verità. l'ultima foto che hai fatto vedere è quella che stiamo vedendo, che sta passando nei vari siti, giornali, Esatto. TG. È il prodotto, possiamo dire, la foto finale, quella che ci viene mostrata. Poi ovviamente noi vi abbiamo mostrato come viene composta questa foto finale, Esatto. insomma. Il concetto è che in questo deposito saranno destinati e saranno sistemati definitivamente circa 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e bassa attività che in teoria dovrebbero decadere nell'arco di 300 anni. Quindi per molti, molti anni questa struttura deve lavorare e deve funzionare in massima sicurezza. Non è più accettabile Certo. avere una sistemazione temporanea. Quindi diciamo che questo è l'obiettivo di massima del deposito, quello di fare questa infrastruttura appunto per gestire a livello nazionale tutti tutti i rifiuti radioattivi che sono stati prodotti e che verranno prodotti nei prossimi anni dal nostro paese. Una delle cose che ci tiene a chiarire il sito è che il deposito ospiterà esclusivamente i rifiuti italiani, non quelli di altri paesi, e che ogni paese da direttiva europea deve avere il suo, anche per non creare, come dire, una sola discarica a Certo. livello europeo, anche se secondo me il termine discarica non è corretto in questo caso, perché si tratta di un progetto un po' più ampio e un po' più interessante anche dal punto di vista dello sviluppo scientifico, visto che vi sarà collegato un centro di ricerca e una sorta di, insomma, di postazione di attività di studio per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti nucleari, quindi avrà anche una prospettiva futura. Quindi questa è la prima Allora, cosa. questa è la prima cosa, no? Che tipo di rifiuti ci vanno in questo sito? Andiamo un pochettino più sul tecnico, no? Sono stati individuati 67, in una prima schermata, in una prima scrematura, sono stati individuati 67 siti idonei ad accogliere queste scorie nucleari. Questi 67 siti sono stati elaborati in due diversi criteri, ovvero i criteri di esclusione, che sono 15, che prendono in considerazione più che altro le parti
la geografia, la morfologia del territorio. Gli altri sono 15 criteri di approfondimento. Noi, è bene chiarire che in questa analisi, in questa prima classificazione che ha fatto la SOGIN, è solo il primo step. E seguiranno eventualmente altri step di cui poi ne andremo a parlare. Allora, Ale, andiamo a parlare appunto di questi criteri, questa carta nazionale che sta facendo molto parlare di sé, sta spaventando, poi vedremo che ci sono altri territori invece che sono propensi ad avere questo sito. Ecco, andiamo a parlare di questi criteri, di questi 15 e 13 criteri. Sì, come dicevi tu, hanno elaborato un totale di 28 criteri che devono cercare di capire, di individuare quali possono essere i siti più idonei che poi sono serviti per costruire questa carta di cui parleremo meglio dopo. Allora, intanto direi guardiamo il video che ha pubblicato proprio la SOGIN, che cerca di spiegare in una maniera un po' grafica, un po' accattivante, qual è il senso di questi criteri e poi dopo li andiamo a spiegare con i documenti sotto mano. Mando il video. Vai, prego. Il 4 giugno 2014 l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha pubblicato 28 criteri per individuare le aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi. Si tratta di 15 criteri di esclusione e 13 di approfondimento. I criteri di esclusione permettono di scartare le aree che non soddisfano determinati requisiti per la tutela dell'uomo e dell'ambiente, come le zone ad elevato rischio vulcanico, le zone ad elevato rischio sismico, le aree interessate da fenomeni di fagliazione del suolo e le zone interessate da dissesto idrogeologico, cioè a rischio frana e alluvione. Vanno anche escluse le aree situate oltre i 700 metri e sotto i 20 metri sul livello del mare, quelle con pendenza maggiore del 10% e quelle che si trovano a meno di 5 km dalla costa. La localizzazione del deposito non deve inoltre interferire con lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, come il gas, il petrolio o le risorse minerarie, e devono essere escluse le aree naturali protette. Il deposito deve anche essere distante da insediamenti civili, industriali e militari. La seconda tipologia di criteri, i cosiddetti criteri di approfondimento, si applica per convalidare o escludere le aree potenzialmente idonee selezionate in precedenza con i criteri di esclusione. I criteri di approfondimento valutano ad esempio aspetti inerenti le manifestazioni vulcaniche secondarie, i movimenti del suolo per fenomeni di subsidenza e di sollevamento, i fenomeni di erosione accelerata del suolo, la presenza di habitat e specie animali a rischio, le produzioni agricole di particolare qualità, i luoghi di interesse archeologico e storico. Va valutata inoltre la disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto per consentire un raggiungimento più agevole del deposito. L'insieme delle aree che al termine della fase di indagine risultano non escluse va a costituire la proposta di Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi. Insomma, in questo sito, in questo video che abbiamo visto, ha riassunto quali sono stati un po' i criteri, no? E 67 zone dell'Italia sono risultate idonee a questi criteri, tra i quali appunto anche il territorio di Trequanda, anche se poi è Trequanda Pienza, no? L'hanno indicato Allora. in quella area geografica là. Diciamo che per la prima parte questo territorio è rientrato in questa classifica, ma
Ovviamente questo non si ferma qua, ci sono vari step da seguire, altri due, minimo due altre elaborazioni. Esatto. Come diceva il video, li hanno riassunto un po' quali sono i criteri, però nel sito sono presenti tutti. E ovviamente ci sono anche delle relazioni relative a ognuno dei 67 siti potenzialmente idonei, quindi vedete come si usa sempre questa ipotesi, questo condizionale, Sì, perché certo. stiamo facendo lentamente un percorso sapendo di fare una questione che comunque è molto sentita dalla popolazione e che va fatta con attenzione perché se, come detto, si parla di una struttura che deve durare in massima sicurezza per almeno 300 anni, cerchiamo di fare le cose nella migliore maniera possibile. Come siamo arrivati a definire l'area tra Tre Quande e Pienza come uno dei 67 siti potenzialmente idonei? Allora, il video raccontava la divisione tra due tipologie di criteri, quelli di esclusione e quelli di approfondimento. Quelli di esclusione sono stati, come dire, la base del lavoro per realizzare questa carta. Sono quelli più importanti perché sono quelli che sono relativi a escludere le aree vulcaniche, escludere le aree contrassegnate da una sismicità elevata, escludere le aree caratterizzate dalla fagliazione, escludere tutte quelle aree che presentano delle caratteristiche geomorfologiche del terreno e del suolo che potessero in qualche modo dare un rischio soprattutto negli anni. Poi hanno escluso tutte quelle aree che sono ubicate ad altitudine maggiore di 700 metri sul livello del mare e quelle con una pendenza media maggiore del 10%. Poi sono state escluse tutte le aree che fossero troppo vicine al mare di 5 km dalla costa, tutte quelle aree che potessero in qualche modo essere a rischio di sprofondamenti catastrofici improvvisi, sinkhole, e poi tutte quelle aree che in qualche modo fanno parte delle aree protette, delle riserve naturali. Quindi diciamo che la prima parte, i criteri di esclusione, sono tutti quelli relativi a caratteristiche del suolo, del terreno, caratteristiche geografiche, vicinanza a centri urbani, vicinanza alle vie di comunicazione, alle attività estrattive e alle attività industriali. Quindi diciamo che è un lavoro che è stato fatto sulle cartografie presenti in ufficio, cioè sono stati fatti anche dei rilevamenti, ma è stato un lavoro tecnico che serviva a una prima scrematura. E questi sono i primi 15 criteri di esclusione, ovvero chi non rientra in uno dei... basta fallire uno dei 15 e sei automaticamente escluso. Poi ci sono i criteri di approfondimento, che sono molto interessanti perché sono 28, no scusate, ho fatto un errore. Sono 13. 13, ho sbagliato, 28 sono in Non ti totale. preoccupare, sono 13 di io approfondimento. che con la contabile. Che poi vi mettiamo tutto in descrizione e lì ci sono degli approfondimenti che magari di per sé non sono sufficienti all'esclusione, ma che devono servire nella seconda fase per capire se quel sito potenzialmente idoneo, come dire, va avanti nella scrematura avanzata, perché poi ovviamente dal 67 dovremo andare averne ancora di meno, fino a scegliere quello perfetto. Nei criteri di approfondimento si va avanti a cercare di capire altre caratteristiche di quel sito. Ci sono alcune cose interessanti, ad esempio le condizioni meteoclimatiche. Una delle cose che secondo me sono più interessanti è la presenza di infrastrutture rilevanti o strategiche e soprattutto le produzioni agricole di particolari qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico. Questi, come dire, sono, è ovvio che se il sito è potenzialmente perfetto, però nelle vicinanze o all'interno c'è qualcosa che a livello sociale e culturale è rilevante, quello potrebbe essere un serio motivo per cui non ha senso fare lì il deposito nazionale, però non è che inizialmente viene escluso per quel motivo. L'esclusione iniziale è tecnica, geografica, geomorfologica, perché sono le caratteristiche più importanti nell'andare a capire quali sono le caratteristiche future di questa infrastruttura. Quindi tutto questo discorso è per dire che il sito di Tre Quanda, tra Tre Quande e Pienza di cui parliamo, anche se presenta tutti i criteri di esclusione, già nella carta della Sogin non presenta tutti i criteri di approfondimento. Assolutamente. Cioè, capite già che non voglio dire che c'è qualcosa che non va, ma
non si qualifica già ora nelle prime posizioni tra quelli più Oh, idonei. anche perché sempre nella carta della Sogin vediamo che appunto Trequanda è classificato nella classe di idoneità A2, la più alta è A1, A2, B e C. Quindi comunque questo territorio manca, no, di quei criteri per essere nella zona A1. Esatto, praticamente in questi 67 siti potenzialmente idonei hanno comunque fatto una distinzione tra quelli più idonei e quelli meno idonei e tra questi 67 ce ne sono 12 che sono nella prima classe di idoneità, che sono tendenzialmente quelli in provincia di Torino, Alessandria e Viterbo, mentre i due siti in Toscana, che è il nostro ai confini con la Val d'Orcia e quello nel Grossetano, sono in classe 2. Perché già nella carta iniziale ti dicono che, ok, i criteri di esclusione ci siamo, in quelli di approfondimento servono degli studi successivi, che è quelli che chi di dovere sta facendo in questo momento. Quindi massima attenzione, però già la carta, secondo me, già tutta la documentazione allegata alla carta dice tanto su come andrà a finire la cosa, secondo me. Sì, diciamo che possiamo prevedere un po' come andrà a finire. La Sogin, nel pubblicare questa carta, ovviamente ha avuto anche il nulla osta dei ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Ora però, che cosa sta succedendo? Ci sono 60 giorni, no? Sono stati dati 60 giorni, a meno che non venga prorogato il termine, e abbiamo visto che l'onorevole Scenni ha già fatto una richiesta per prorogare questo tempo. Praticamente adesso la parola passa alle regioni, agli enti locali, ai comuni e ai soggetti che le riguardano da vicino, ovvero anche le amministrazioni comunali dove dovrebbe sorgere questo sito. Esatto, perché una delle fasi principali che stiamo attraversando è proprio quella della partecipazione pubblica, ovvero andando banalmente, come al solito, nel sito del Deposito Nazionale, la prima cosa che appare è la richiesta di scaricare la documentazione e la possibilità di partecipare alla produzione, alla fase quella di concertazione pubblica in cui in teoria gli enti e i territori interessati possono dire la loro. Perché ovviamente né dall'alto né dal basso nessuno si vuole trovare, penso, in una situazione in cui questo deposito sia calato dall'alto, magari senza trovare una comunanza di intenti con la comunità locale, creerebbe dei Assolutamente. disagi incredibili. Anche perché, anche dal punto di vista tecnico, te lo dice la relazione stessa che hanno bisogno degli studi approfonditi che in loco si possono e si devono fare. Perché ovviamente immagino che comunque i tecnici che hanno lavorato a questa carta, che devono guardare tutto il territorio nazionale, non possano sapere tutte le caratteristiche di ogni singolo paesaggio, di ogni singolo territorio che è stato selezionato. Deve essere un lavoro comune, quindi in questo momento c'è bisogno da parte delle istituzioni, dei portatori di interesse locali, di far pervenire tutta la documentazione. Che possa in qualche modo aiutare la scelta. Nel nostro caso c'è stata fin da subito una levata di scudi per dire no a questa ipotesi. Il territorio tra Trequanda e Pienza si è immediatamente mosso per cercare di dire no, no a questa ipotesi. Noi ci teniamo assolutamente fuori tutta la politica, tutte le istituzioni, associazioni di categoria, cittadinanza con le petizioni. Diciamo c'è stato un no abbastanza unanime. E Sì. questo già di per sé è un motivo abbastanza ostativo alla scelta finale e comunque anche un buon motivo per andare a presentare quella documentazione integrativa che permette poi alla Carta Nazionale di fare una scrematura tra i siti, perché quello che forse non è stato sufficientemente spiegato è che quella che è stata pubblicata è la proposta di Carta Nazionale dei siti idonei e al termine di questi 60 giorni la carta verrà validata attraverso gli studi integrativi. Quindi, a mio avviso, quei 67 già alla fine di questi 2 mesi diventano
diventeranno probabilmente la metà, e sono convinto che Sì, il territorio di Aragonda non ci assolutamente. sarà già più nella seconda fase. Assolutamente sì. Allora, non so se è già arrivato il nostro ospite. A No, questo però vogliamo punto, vederla. però, vogliamo vedere, vediamo il territorio, il sito dove dovrebbe nascere questa discarica di rifiuti radioattivi. Guardiamo una serie di immagini fatte da una reporter d'eccezione. D'assalto, d'assalto, d'assalto nel campo. Eccolo. Allora, quello che stiamo vedendo è il territorio dall'alto, ovvero queste immagini sono state fatte dalla strada che da Trequanda va verso Castelmuccio e poi scende verso appunto la zona di Sant'Anna in Camplena. Questo è proprio il posto, il luogo individuato per far nascere questo sito. Qui, ecco, questo è proprio, e diciamo che in questo habitat, nella carta, della Sogin, lo dicono bene, questo è sempre una panoramica vista dall'alto. Diciamo che in questo, habitat, naturale ci sono, perché è stato anche studiato appunto dalla Sogin, i vari habitat, no? Habitat di flora e di fauna. Allora, possiamo dire, ora vi trovo preciso la pagina dove si spiega anche quali sono eccole, presenza di habitat e specie vegetali in questa zona. In questa zona ci sono foreste pannonico, balcaniche di cerro e rovere. E c'è anche la presenza del pungitopo, quindi diciamo, eccole, e quindi diciamo specie vegetali anche abbastanza protette. Mentre per quanto riguarda gli animali, insistono su questo territorio l'istrice, il moscardino, per quanto riguarda gli anfibi, la raganella comune, la rana verde e il tritone crestato, rettili, il biacco, il ramarro orientale, la lucertola la muraiola, la lucertola campestre e gli invertebrati, il vertigo sonistrorso minore. Quindi diciamo insomma che sono tutti specie animali che si andrebbe in qualche modo a intaccare e a stravolgere il loro habitat, non tenendo conto appunto che anche questa la zona fa parte del patrimonio dell'UNESCO, insomma, quindi è una zona dall'equilibrio molto, molto delicato. Vedi quando ho messo insomma impressione quella che è una parte della relazione pubblicata nella carta, che è quella iniziale che riguarda proprio il sito di cui stiamo parlando, ovvero quello del territorio tra Trequanda e Pienza. Poi lo mettiamo nei link così tutti lo possono guardare. Sono 40 pagine molto interessanti, che sicuramente in questo momento sono studiate da tutti i tecnici della task force, di cui magari parliamo dopo con il sindaco. Però intanto mi sembra interessante far notare a chi ci segue quello che si diceva prima, i criteri di esclusione sono stati applicati a questo territorio. E qui vedete, quelli sono quelli più importanti dal punto di vista geomorfologico. Escludere le aree vulcaniche. Bene, l'area non risulta interessata da potenziali processi vulcanici. Escludere le aree contrassegnate da sismicità elevata. Bene, anche questo ci stiamo. E così via, tutti quelli che dicevamo prima, la fagliazione, depositi alluvionali, altitudine, pendenza media. Quindi diciamo che uno di questi criteri, se non fosse rispettato, farebbe cadere automaticamente il sito potenzialmente idoneo. Poi questi magari ve li studiate con calma se volete, se qualcuno tecnicamente vuole in qualche modo integrare, probabilmente può. Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati. E qui hanno fatto un conto. Località abitate, centro e nuclei abitati Istat, attenzione, Pienza 2,8 km, San Quirico 6,5, Castelmuzio 1,8, che è anche abbastanza vicino direi, Petroglio 2,2, anche questo molto vicino, Montefollonico 5 km. Però tecnicamente vuol dire che ci stava. Risorse del sottosuolo,
e così via. Questi erano i criteri di esclusione. Però quello che secondo me è veramente importante da sottolineare sono quelli i criteri di approfondimento, in cui in gran parte di questi 13 ti dicono: questi argomenti richiedono indagini dirette proprio delle successive fasi del processo di localizzazione. Quindi sono stati loro per primi a dire di non avere abbastanza elementi per approfondire. In quello che probabilmente sarà il nostro punto a favore più importante, che è le produzioni agricole di particolari qualità e tipicità a luoghi di interesse archeologico e storico, questo argomento richiede indagini a scala locale proprio delle successive fasi del processo di localizzazione. Quindi loro stessi hanno fermato l'analisi a un certo punto, si sono fermati alla parte geomorfologica iniziale. La parte successiva, il lavoro deve essere tutto fatto e secondo me tutti questi criteri Certo. mancanti alla fine, ma non alla fine, proprio Faranno già uno in escludere il quella fase, sono di territorio. quelli che molto probabilmente faranno escludere in qualche modo questo territorio che probabilmente non avrà le caratteristiche richieste dall'approfondimento. Certo. Sì.